Ci colleghiamo ora in video con il direttore della Fondazione Cesare Pavese, Pierluigi Vaccanio, per parlare del Premio Pavese edizione 2020 che quest'anno vede tante novità. Allora, intanto salutiamo, ringraziamo per essere qui con noi il direttore Pierluigi Vaccanio. Grazie, Grazie, bentrovato. grazie a voi e buongiorno a tutti. Senta, dicevamo, tante novità a partire dall'edizione che si svolgerà in streaming, dunque si potrà vedere anche da casa. Sì, assolutamente. La prima novità, diciamo che è stata una novità un po' imposta da quelle che sono le ultime normative a cui tutti noi cittadini ci dobbiamo sottoporre. Dunque ci sarà la premiazione che sarà appunto dalla Chiesa di Santi Giacomo e Cristoforo, un evento chiaramente chiuso al pubblico, ma che appunto potrà essere seguito online attraverso i canali della Fondazione Pavese, attraverso la pagina Facebook della Fondazione. Quindi ognuno potrà collegarsi per poter vedere appunto la giornata di premiazione di un premio che arriva ormai alla sua 37ª edizione. Da ormai 2 anni è la Fondazione Cesare Pavese che ha preso un po' il testimone dell'organizzazione dell'evento, e quindi insomma, questo secondo anno abbiamo in ogni caso diverse novità che abbiamo voluto introdurre per il premio Pavese. Quest'anno aggiungiamo una sezione che è quella della narrativa, perché appunto Pavese ha scritto splendidi romanzi e dal prossimo anno con ogni probabilità verrà aggiunta un'ulteriore sezione che sarà quella dedicata alla poesia, proprio perché il Pavese poeta forse è stato quello più innovatore per tutto quello che riguarda il suo percorso professionale. Senta, una giuria eterogenea. Allora mi chiedevo, c'è un filo conduttore che lega le scelte e che la giuria stessa fa poi nel premiare le varie sezioni? Allora, sì, la giuria innanzitutto è una giuria che è composta da grandi nomi. Abbiamo Alberto Sinigaglia, che è presidente dell'Ordine dei giornalisti, Giulia Boringhieri, insomma, sappiamo tutti l'attività del padre Paolo Boringhieri nell'omonima casa editrice. Poi abbiamo Gian Arturo Ferrari, che è appunto un uomo anche è molto importante per l'editoria italiana. Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca, e quest'anno appunto abbiamo Chiara Fenoglio che si occupa della narrativa. Ciascuno di questi giurati ha in un certo senso adottato le sezioni per cui sono stati individuati e quindi scelgono chi nell'ecosistema appunto dell'editoria, della saggistica, della narrativa, delle traduzioni in questo periodo si è distinto maggiormente con la propria opera e con la propria attività. Quindi un po' l'idea è quella di ogni anno individuare chi ha così percorso la propria strada nel proprio percorso professionale nel miglior modo possibile, dunque viene insignito di questo premio che così in un certo senso onora quella che è stata una delle caratteristiche più importanti dell'attività del nostro scrittore. Senta, nella home page vedo spiccare un'immagine guida molto particolare, l'immagine dell'edizione 2020, ce la vuole spiegare? Esatto, questa è una delle altre novità di quest'anno. Per il primo anno abbiamo corredato il premio Pavese di un'immagine guida che è stata realizzata da un grande artista italiano che è Paolo Galetto, con il quale assieme abbiamo voluto immaginare, nel 70º anniversario della scomparsa dello scrittore. Quest'anno, sono appunto il 2020, 70 anni della scomparsa dello scrittore, ma non solo, sono anche i 70 anni della pubblicazione della Luna in Falò, i 70 anni della vittoria del premio Strega da parte di Pavese, insomma, tutta una serie di eventi che ci hanno portato ad immaginare un Pavese, come potete vedere dall'immagine, fanciullo, un Pavese ragazzo, dove che vola, no, in un certo senso su quello che può essere un tappeto, una foglia autunnale, sopra il mare della fantasia, sopra il mare delle langhe, sopra la sua Santo Stefano Belvo, le sue colline. Ecco, dunque, ritornare in un anno così importante, così ricco di anniversari per lo scrittore e per la fondazione stessa, ritornare al momento in cui probabilmente per lo scrittore, il poeta, l'abbandono alla creatività era quello più puro e più, in un certo senso, così normale, quindi che è quello dell'infanzia e quello della fanciullezza. Dunque vediamo questo Pavese di spalle che guarda oltre l'orizzonte come quasi fosse, no, una siepe leopardiana. E grazie appunto alla sua creatività, alla sua fantasia, supera appunto il limite del confine delle nostre colline.
Senta, allora, ricordiamo, domenica 25 ottobre in streaming il Premio Pavese, in attesa chiaramente delle edizioni in presenza. Sì, senza dubbio, torneremo di sicuro in presenza domenica 25 ottobre, chi ci vorrà seguire potrà farlo sui canali della Fondazione Pavese e poi non appena lo potremo rifarlo in sicurezza, vi aspettiamo tutti a Santo Stefano Verde.